Allora, ragazzi, oggi vi faccio vedere come realizzare il baby boomer sotto scultura. Quindi ho preparato l'unghia al trattamento di refill con la limatura e adesso, senza applicare né il mediatore d'adesione né il gel base, realizzo direttamente sulla struttura preparata la sfumatura del baby boomer, sempre con due stesure. Quindi applico, scarico il prodotto in punta, French Ultra White, poi con il pennello Color lo sfumo verso la cuticola e polimerizzo. Dopo aver polimerizzato, facciamo la stessa cosa una seconda volta, quindi scarichiamo il prodotto, carichiamo bene in punta in modo che il bianco sia coprente e poi lo sfumiamo sempre verso la cuticola. Questo vi ricordo un refill. Io per il momento ho solo spinto le cuticole, sollevato le cuticole, ma non le ho tagliate perché le taglierò solo dopo aver terminato la limatura strutturale del prodotto costruttore, perché durante la limatura strutturale le cuticole mi offrono un'importante protezione per le ponicchio e quindi si evita di lesionarlo con la limatura. L'eponichio è la parte di dito direttamente a contatto con la cuticola e, a differenza della cuticola, è irrorato, quindi questa zona, e a differenza della cuticola è sia irrorato che innervato, quindi una lesione sull'eponichio solitamente procura la fuoriuscita di sangue, quindi espone l'apparato ungueale a potenziale infezione. Ovviamente se si disinfetta non succede niente, però bisogna evitare il più possibile la rottura con fuoriuscita di sangue. A questo punto applichiamo kit massima aderenza, quindi prep, bonder e gel base. Non ci interessa ottenere una sfumatura precisissima come quando facciamo il baby boomer sopra scultura, perché qui va a contribuire anche la semitrasparenza del gel costruttore che utilizzeremo. In questo caso ho scelto Fantastic Rose, che è un gel ad alta tissotropia, e adesso vediamo le sue caratteristiche. Il Fantastic Rose, ragazze, è un gel ad alta tissotropia, come vi dicevo prima. Cosa significa? Significa che non è autolivellante, ma comunque rimane morbido sotto al pennello, non subisce minimamente la variazione climatica e di temperatura. Ciò significa che in piena estate si possono fare anche applicare il prodotto anche su 5 unghie contemporaneamente, perché non si sposta da dove viene posizionato. Questo vale per tutta la linea Fantastic, che è formata da Fantastic Rose e Fantastic Classico. Questo in più ha anche la pigmentazione rosata, ve lo faccio vedere, eccolo qui. E possiamo metterlo anche sotto sopra, vediamo che proprio non si sposta minimamente da dove si trova. Questa è la caratteristica dei gel ad alta tissotropia. Non è autolivellante per questo motivo, però è facilmente, cioè si stende comunque facilmente spostandolo in superficie col pennello tondo lungo. Anche se non viene una stesura perfettamente omogenea, non ci interessa perché poi con una piccola limatura strutturale andiamo a togliere i difetti. Ok, polimerizziamo e proseguiamo così. La sua pigmentazione semicoprente è perfetta per ottenere effetti di nudo naturale o, in caso come questo, baby boomer, French. Insomma, tutti quegli effetti che hanno bisogno di avere una tonalità rosata. Tolgo la dispersione del prodotto e procedo con la limatura strutturale. Le accortezze che bisogna avere sono di non esagerare con la limatura in punta, perché c'è il rischio ovviamente di levare il bianco se non si fa attenzione. Quindi va fatta una limatura precisa, mantenendo ovviamente saldi i parametri strutturali corretti,
state prestando attenzione a questi dettagli. Se volete vedere quali sono i metodi di limatura strutturale corretta per i lavori del salone, che devono essere duraturi, esteticamente gradevoli, li potete trovare sul mio manuale tecnico La ricostruzione unghie secondo Micol, che trovate in vendita su Amazon. Oppure potete partecipare al corso formativo, al seminario formativo che si terrà il 15 e 16 ottobre a Roma, durante il quale parleremo proprio di questo: come realizzare una struttura da salone corretta che duri e che sia bella. Abbiamo rimosso anche la cuticola, togliamo impurità e disinfettiamo la superficie, questo è il risultato dopo la limatura, e poi andrà sigillato il trattamento. Poi con Super Top, sigillante con dispersione e filtri UV anti-ingiallimento, andiamo a sigillare il trattamento con pennello in setola lunga sintetica, necessario per la stesura di basi sigillanti perché rilascia il prodotto in una stesura uniforme e consistente, ed è uno dei motivi per cui Super Top rimane super lucido. Tante volte, se stendiamo il sigillante col pennello sbagliato, magari in setola corta, invece di rilasciarlo lo togliamo e quindi poi non rimane lucido, quindi deve riflettere bene la luce. Tutti questi prodotti che avete visto in successione fanno parte del kit Baby Boomer che trovate sul nostro sito www.leunghiedimicol.com.